Queste opere qui in questo spazio, questa collezione da dove viene fuori? Questa collezione è particolare, cioè sono opere che sono state realizzate diciamo da artisti tra i migliori dell'epoca. Sono una manifestazione contro tutte le guerre del mondo a testa, quindi hanno un certo valore, ci si parla di un caso, sì, quello che spicca anche questa diversità di stile, di tecniche, no? Di tecniche, perché sono artisti che provengono da ogni parte del mondo, quindi abbiamo dalla Cina, abbiamo dalla Thailandia, abbiamo dall'Indonesia, abbiamo dal Sud America, dalla Spagna, c'è stato un contributo a livello mondiale
per questa manifestazione importantissima fatta 3.59. Il tema della pace. Ma il tema della pace purtroppo è ancora più urgente di allora. E quindi ecco perché a micro riproponiamo dal 59 queste grafiche. E Open è sempre in prima fila. Sì, sono molto contenta di ospitare questa mostra di Maria Pia, perché continuiamo già un percorso iniziato 2 anni fa con Open Generazioni al Confronto. Siamo stati un po' in giro, siamo partiti da Spazio Cerere a Roma, poi siamo stati in vari musei, a Caserta, a Marino, Museo di Arte Contemporanea. Adesso questa collezione è un po' un fiore all'occhiello, perché oltre alla tematica, che è molto urgente, come dice Maria Pia, raccoglie 50 grafiche di artisti internazionali, quindi è uno spirito anche interessante per chi viene a vedere la mostra, non solo per i contenuti, ma anche per gli stili, per i linguaggi diversi di ogni artista. E quindi sono contenta oggi di aprire questo nuovo spiraglio a un tema che secondo me non passerà mai, insomma, la pace e l'arte ha un grande ruolo, che è quello di poter raccontare qualcosa e di denunciare anche qualcosa. Senti, tecnicamente per i nostri ascoltatori su YouTube, il compito di Open, la mediazione che fa Open nei confronti degli spazi espositivi degli artisti. Open è nato proprio, e lo dice la parola, è un contenitore aperto, ed è nato proprio per dare voce a 2 generazioni. Quindi è aperto anche moltissimo le nuove tendenze, i linguaggi di oggi, dal fumetto alle tecniche proprio del computer, a tutto, e partendo sempre da un artista più storico, quindi che ha lasciato il segno nella storia. E quindi abbiamo accoppiato molti artisti interessanti, da Fulber a Serrone Viola, anche un fotografo, Alessandro Sansoni, che abbiamo fatto al Marino, al Museo di Arte Contemporanea, insieme ad Antonio Del Donno. Quindi vengono fuori degli accoppiamenti particolari, interessantissimi, e quindi questo è un po' l'inizio con Maria Pia, perché poi mi diceva che la mostra sarà ospitata anche a Venezia e anche proseguirà a Vienna, e quindi è una partenza. L'eco della pace è una partenza, e anche il titolo promette bene, perché deve essere un eco e deve proiettarsi il futuro. Grazie. Thank you.
Fernando Pegano presenta il suo libro Ho fatto una pace separata. E io da questo libro vorrei riproporvi e condividere la postazione che dedico appunto agli amici di Rovereto con la quale siamo riusciti ad organizzare questo evento. Ah, che gioia, che emozione che una città bianca come Rovereto abbia creato un progetto per dare vita a un movimento di pace, un sogno collettivo di pace, ignaro di vincoli geografici o peggio di vincoli politici, un sogno giusto per bambini e per vecchi, ispirato da artisti e vissuto magari da chi ha perso in guerra una persona amata, gente che non vuole niente, vuole solo che la gente smetta di ammazzarsi. Il mio sogno è questo movimento di pace, e questo movimento di pace si muova sempre di più, e che tante città, tanti popoli possano vivere questo stesso mio sogno. Forse i sogni sono destinati a fallire, ma io non posso pensare che possa fallire il sogno della pace. La cosa più luminosa di un uomo è l'amore, la cosa più luminosa di un uomo è il rispetto, la cosa più luminosa di un uomo è la non violenza. Questo rende sicuri i nostri cuori, rende sicuri i nostri affetti, è come se l'eternità ci illuminasse. Solo nella non violenza si può trovare l'ispirazione nella vita. A queste parole, a cui guerra fondarci vogliono disabituare, si raccoglie la speranza di chi preferisce una passeggiata nei boschi piuttosto che una sparatoria mortale. Il nostro amore ci riporta a sognare città dove vivere l'uno accanto all'altro con fiducia, dove uomo e donna possono incontrarsi sognando il futuro, magari, perché no, facendo l'amore, comunque non uccidendo nessuno. La guerra è la più brutale delle offese alla pace, un'offesa basata a volte sopra emozioni nazionali, a volte emozioni volgari come le medaglie, ma sempre posate su un'illusione che i più ingenui considerano di pace piuttosto che di ambizione. Forse fa parte del sogno della pace che la nostra dignità ci faccia ricordare gli occhi di un ragazzo che muore. La morte è la più grande nemica dell'uomo e la più grande amica dell'ignoto. Gli artisti faranno sempre una pace separata, perché così vedranno risplendere la luce delle loro anime. Perché un artista non può essere perverso. Sono i perversi che preferiscono la violenza alla pace. Cari amici di Rovereto, qui oggi vi trasporto e dico cari amici per lei di Roma, cari amici qui che siamo tutti riuniti, sarà perché sul vostro cuore passa la parola amore, sarà perché il vostro cuore è attraversato dai pensieri del mondo, sarà perché da voi arriva arte da Oriente e Occidente che vi affido il mio sogno segreto, quello di tanti amici uniti per diffondere la pace. Grazie a tutti. Grazie per il supporto. Beh, molto bello. Thank you.
sì, sì. Ci racconta, mi racconti? È anche ambasciatrice della Magna Grecia. E poi? È ambasciatrice della Magna Grecia da quest'anno. E io sono presidente del premio internazionale Magna Grecia Latina New York, gemellato con Mario Fratti di New York. Beh, il grande Mario Fratti. E vi mando i saluti, Mario Fratti, da New York. Vi mando i saluti. Elena, da scusa, ma lo voglio fare perché sono vicepresidente dell'Associazione della Pace, e il Dispari, eccolo il Dispari, il giornale. Ho portato anche da dove il libro degli 8 milioni. Mi dici qualcosa di questi quadri? Sì, sì, allora questi quadri sono nati per un linguaggio, per un messaggio di pace internazionale. La donna è il perno del lancio di questa missione della pace, perché in lei sono sintetizzati i valori essenziali proprio della pace, della valorizza per la vita, della nascita e della tranquillità, di un mondo migliore, di una natura più pura, di una natura ricca di boschi, di foreste, di animali. Quindi in questi quadri c'è un po' di tutto, il bosco, ecco, questa è la fanciulla proprio, le Danae, sono le Danae del bosco, le ninfe boscherecce, prese dalla Magna Grecia, perché io sono una cultrice della Magna Grecia e sono la presidente proprio della Magna Grecia Latina New York, che si interessa proprio dell'attività culturale internazionale, scambi culturali di tutto il mondo. E qui c'è Flora Rucco, che è anche un'ambasciatrice della Magna Grecia, anche di un'associazione internazionale per la pace nel mondo, e ci stiamo interessando nel Mediterraneo, il terrazzo sul Mediterraneo che abbiamo fondato. Parlaci un poco, Flora, di questo abbiamo fatto terrazzo. Alcuni eventi, il terrazzo sul Mediterraneo, dove abbiamo invitato vari artisti, poeti, scrittori, e siamo convinti che attraverso lo scambio culturale si abbattano le barriere del razzismo, perché conoscendo gli altri si apre il mondo, insomma, alla pace, ai valori più importanti della vita su questo pianeta. Ma dov'è la sede della scuola? Quindi Latina in Roma. Ma voi siete anche ambasciatrici di Ischia l'Arte? Sono diventata da poco ambasciatrice della Magna Grecia, dell'Associazione Internazionale Gemellata con New York, che anche il dottor Mancini è stato premiato in questo premio internazionale, di cui fa parte Mario Fratti di New York, il grande commediografo americano che risiede a New York e che è un grosso personaggio. Drammaturgo di opere importanti a Brooklyn, a Broadway, e la sua opera Nine è stata trasmessa lì a Broadway con attori come importanti che hanno fatto questo spettacolo per diversi anni. E quindi Mario Fratti Nine è un'opera musical che è stato ispirato a Pellino e Mezzo, e Mario Fratti l'ha lanciato, l'ha scritto lì a Broadway, e questo spettacolo si è tenuto per tanti anni, e 8 premi award ha avuto. Associazione Dina, un'associazione internazionale importantissima che a 360 gradi per il mondo, fino anche in Australia, fino anche in Cina siete arrivati, e qui abbiamo proprio il presidente Bruno Mancini che ci regala queste internazionalità con tutto uno scibile culturale importantissimo, poetico, di scrittori,
di pittori, di scultori. Ma andrete anche al Book City voi tre? Al Book City, al Book City siamo stati l'anno scorso premiati, anche quest'anno il premio che ho avuto per la pittura, quindi anche tu verrai al Book City e esporrai di qualcosa, anzi certo, forse sto preparando un filmato dei quadri prevalentemente proprio sulla pace e sulla donna, che sono le mie tematiche. Io ringrazio Dila, tutta l'associazione Dila, che è sempre presente nei momenti cruciali, sia come supporto, sia dietro le quinte per portare avanti a livello di divulgazione, di promozione, e il fatto che oggi lo stesso Presidente sia qui a presenziare in un momento di apertura di questo nuovo, di questa urgenza che abbiamo di rilanciare il tema della pace, mi sembra assai significativo. Le associate sue, voglio dire, dei presidenti che fanno parte dell'associazione, come vedete, si sono adoperate addirittura per dare un loro contributo in prima persona come artiste, appunto per lasciare un segno questo stesso giorno. Quindi un grazie a tutti e ci ritroviamo al Book City a Milano. Certo, grazie. Grazie di tutto dell'ospitalità di questa bella mostra con autori internazionali magnifici come Manzoni, Ben Gasso e tanti altri. Veramente unica, credo, perché di grafiche, di incisioni, di punta secca, di acquaforti, di litografie stupende che vertono sulla tematica della pace. Complimenti all'organizzazione, alla professoressa Ciaghi, del giornale anche Donna, e complimenti anche a Bruno Mancini, della Dila, che si è prodigato moltissimo per sostenere questa manifestazione, e anche alla carissima, come si chiama la signora che ha organizzato, Paola Valori che alla fondazione importante anche del padre, Michele Valori, grande proprio uomo di cultura che ha dato questo lancio a questa manifestazione, a questa cosa. Ciao a tutti. È andata bene? Camera, sì, dovrebbe... No, non rimette, per favore. È un po' digitale, fa così. Digitale fa questo effetto. Ecco, la fotocamera è questa. Ecco qua. Allora. Ne faccio un'altra. Ok. Benissimo. Grazie mille. Vieni, così abbiamo che siete una nostra cosa. Anche lei, ecco. Sì, vediamo. Un giorno mi prendo via. Bravo. Va bene. Grazie. E con Valentina vediamo. Ciao, grazie. Scusa, tu, la signora. Ti metto male. Della base. Abbiamo l'onore di avere con noi
teatrale, con la poetessa che qui si chiama Tamato, che parteciperà poi e che la consideriamo un valore aggiunto alla giornata di oggi, perché sarà testimone appunto di questa e portatrice appunto dei messaggi che dal 59 continuiamo a diffondere e a divulgare. E credo che come associata di Dila, no, abbia sicuramente contribuito in prima persona a portare avanti quei concetti che vengono espressi sia con le grafiche che oggi esposto. Grazie. Che dire, mi ha presentato già anche la dottoressa, che non sappiamo più. Maria Pia, che sono un po'. Io sono sempre Gianna Cormata, dipingo, scrivo poesie, mi piace l'arte, mi piace moltissimo la storia. E faccio del tutto per partecipare a molti più eventi possibili, perché mi dà molta, ma molta adrenalina, mi piace la gente che la frequenta e sono finalmente contenta di stare qui questa sera, migliore, sempre per migliorare l'arte e anche il mondo delle amicizie, perché comunque è sempre una cosa molto importante. Che altro dire? Grazie al dottor Bruno Mangini, che sono oggi ho avuto la fortuna qui di conoscere, perché ci conoscevamo da anni ma attraverso il telefono, e oggi l'ho conosciuto di persona e mi fa molto molto piacere, perché io penso che molte cose faremo ancora insieme, sperando che ci siano altre primavere, me lo auguro. E me lo auguro perché la nascita di questa galleria, anche mi sembra di aver sentito che era nel 59, e il 59 fu l'anno per me bellissimo, fortunato, non sto qui a dire il motivo e il perché, però un anno da ricordare, insomma. Che altro dire? Non so. Sono molto lieta di aver conosciuto come è impaginata questa antologia, perché nella prossima, con l'aiuto di Dio, sempre la cultura religiosa, desidero starci anch'io e me lo auguro, perché io sono molto antologia di molte associazioni, come poetessa e come pittrice, ma più si fa, più si lavora e più penso che ci arricchiamo e lasciamo qualcosa ai posteri, no? E ce la mettiamo tutta. Sarebbe così? Sì, naturalmente farò parte anch'io della bellissima Ischia, della galleria di dottor Mangini. Sarò al Civi di Milano, pittrice, e me lo auguro, perché è una cosa che mi piace proprio fare, e di arricchimento, quanto sarà, insomma, faccio in modo di esserci. Perfetto, perfetto, grazie. Grazie a lei. Grazie, Rivella, grazie a lei. Insieme a me, muovendo abissi di perché, sera insieme a te, scacciando fughe dai tuoi ma, soli siamo noi, in questa notte quando ormai l'ombra fugge già, fra neutri e neri e poi chissà, resterà per sempre, pazza, bislacca come noi. Sempre un po' ruffiana per la mia smania di abbracciarti, tenerezze e baci e ti gingillo i ricciolini, mentre è giunta ormai l'oscurità, accarezzo il tuo collo
e già mi accorgo che ti stai abbandonando a un fremito nella penombra insieme a me. Notte dentro te, senza paura dei tuoi ma, sogni dentro me, scordando abissi di perché sempre siamo noi innamorati, ma di più. L'ombra è già fuggita senza sapere dove andrà. Ci risveglieremo un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine via al brivido più lungo. Un po' confusi nel prima con il poi, avvinti e tu mi inviterai infine mia al brivido più lungo, nel più bel sogno del nostro mondo, nella realtà.